benvenuti in questo nuovo video spesa Eurospin. Ragazzi, questo video spesa Eurospin è senza infamia, senza lode, non c'è niente, non ho trovato niente di nuovo, niente di eclatante, è un semplice video spesa, ragazzi, niente di più, niente di meno. Di solito mi piace quando trovo delle novità, delle cose che non avete mai visto, però evidentemente dopo le feste pasquali c'è un attimo di pausa. Però, piccola parentesi, mi sono pesata stamattina perché la mia alimentazione sana sta continuando. E dopo i giorni di Pasqua e Pasquetta e sabato compreso, sono più che soddisfatta. Che c'amo? Niente, sono più che soddisfatta perché mi sono pesata e adesso vi lascio la clip, voi ve la guardate e poi ne parliamo un secondo. Ecco qui la mia bellissima bilancia, salgo sopra con i miei piedini bianchi cadaverici, ragazze 52 e 50, obiettivo quasi raggiunto e soddisfatta soprattutto dopo la Pasqua. Avete visto? Sono arrivata a 52 e mezzo paro, quindi ragazze, con tutto che sabato sera ho mangiato la pizza, domenica a pranzo ho mangiato tanto, lunedì a pranzo ho mangiato tanto, io sono riuscita a calare in altri 150 grammi, che sono una vittoria, perché insomma non è che faccio le diete quelle che drastiche, che perdo un chilo, due chili a settimana, no, anche perché non è che ho tutto sto grasso da perdere. Un etto e mezzo sono più che contenta, già che non sono ingrassata, perché ragazzi io mi sono sfondata di cioccolata, che vuoi di che fa? Però la tecnica è che se mangi tanto a pranzo, la cena, cerchi di non mangiare niente, quindi di stare a digiuna, cioè non mangi, non aggiungi altre calorie, col mio corpo funziona. Infatti non sono ingrassata e stavo un passo avanti. Quindi la mia alimentazione sana continua, la mia ginnastica continua e vado avanti. Poi considerate che oggi è giovedì, quindi mi sono pesata di giovedì, ci avrei ancora almeno 2 giorni io di dieta. Però non fa niente, poi ci ripeseremo il prossimo giovedì. Allora, invece la vostra alimentazione sana come va? Spero tutto bene. Già ho letto che alcuni di voi sono scesi qualche chiletto e siete state bravissime. Adesso chiudiamo la parentesi e continuiamo col video spesa. Allora, partiamo da i surgelati. Ho preso il mio merluzzetto, questo non può mai mancare, lo sapete, io mangio spesso, che è merluzzo del sudafricano, merluzzo sudafricano. Poi ho preso 2 minestroni, 16 verdure, diciamo che col minestrone siamo quasi addirittura d'arrivo, perché i miei figli già cominciano a lamentarsi, ma comincia a far caldo, basta con questi passati di verdure. Ho detto, mo tutto aprile lo facciamo, poi da maggio troviamo alternative con i legumi, quindi ne ho prese intanto 2 confezioni. Poi Andrea, che sta in ferie, è venuto con me, si è preso la cicoria Catalogna. Questa, ragazze, se non vi piace la cicoria amara non va a comprare, perché è amarissima, io non riesco a mangiarla. A chi gli piace e i gusti non si discutono. Poi uno spinacio a cubetto. Che ci abbiamo qui? Una bieta, erbette a cubetto. Poi. Ah, ha preso questo, non ho visto, non l'ho preso. È il contorno dell'orto. Io te l'ho detto, sì. Un contorno dell'orto a cubetti. Questo qui invece mangiatelo, provatelo, perché c'è dentro la cicoria, gli spinaci e la bieta erbetta, e l'amaro della cicoria si confonde con il resto, rimane veramente solo il sapore, quello buono della cicoria. Io lo mangio, è buonissimo. Mi avete chiesto, qualcuno di voi mi ha chiesto come faccio queste verdure io, come le cuocio. Semplicissime, prendete il sacchetto, lo aprite, lo mettete in una padella senza niente, la coprite la padella, la mettete sul fuoco basso, quello medio, la grandezza media del fornello basso, finché non si scongela. Ogni tanto andate a controllare, quando vedete che si è scongelato lo schiacciate tutto, aprite i cubetti,
A quel punto lo condite come vi piace, che ne so, per esempio io il contorno ci metto olio, sale, pepe e uno spicchietto d'aglio e lo faccio bello rosolare. Se no, i spinaci o le biete per bambini aggiungo solo olio e sale. Basta, questo è il procedimento che uso io per fare le verdurine, queste surgelate. Zero sbatti, certo non mi metto a lessarle, se no a sto punto le prendo fresche, le lavo, le pulisco e le lesso. No, proprio prendo e metto in padella e vengono buonissimi, veramente buoni. Poi andiamo avanti. Sempre di cioccolato, mi sono presa i miei hamburgini di pesce, merluzzo e spinaci. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa. Quando mio amore ha finito di fare la sala, aspettiamo. Senti, i merluzzi basta perché ci sfavano tutte le quanti cose, merluzzi ci abbiamo? Ci hanno 3 scatole. Perfetto, così domani facciamo sabato e fammi merluzzette ai bambini. Allora, scusate, che sapevamo che fa sabato a pranzo. Comunque, ho comprato sti burger di pesce. Vi ricordate che io ho preso pure gli burger di pesce, quelli senza verdure? Cioè, erano, che ne so, merluzzo, timo e limone, ok? Sono buoni, però rimangono stoppacciosi, ragazze. Rimangono stoppacciosi. Mentre questi qui con le verdurine sono più mangiabili. Sono buoni anche quelli, per carità, sono buoni. Però io, per esempio, per riuscirlo a mangiare ci spremevo il limone. O in padella o al forno, che sia. Allora, invece, mi sono ripresa queste con le verdurine. Questo non mi fece impazzire, però ho detto gli voglio dare una seconda possibilità e quindi me lo so ricomprato. Quindi ho preso tonno, olive e pomodorini. Questi sono senza glutine, c'è proprio scritto qua, senza glutine. E poi c'è questo burger, merluzzo e spinaci. Ok? Li proviamo. Quegli altri senza verdure so stoppaccio, te rimangono qua te rimangono, che devi battere sul petto se non te scendo, che sarebbero questi qua, bravo amore mio, vedete? Questi qua, per esempio questo è salmone, limone e aneto, non ce la fa a mandarlo giù, raga, io ve lo dico, voi provatelo, vedete? Un'altra cosa che mi sono ricordata col salmone, un'altra di voi mi ha chiesto, che mi ha detto, anzi, se sapevo che nella salsa di soia ci fosse il frumento, il glutine, e io perché vedeva che io la mangiavo. Quindi sta salsa di soia c'è il frumento dentro, sì, lo so che la salsa di soia, io per esempio la soia la posso mangiare, proprio detto dal dietologo, tu la soia non la puoi mangiare per un fattore più di come legume, soia come legume, ecco, come sì, come legume, perché tende a produrre aria, a gonfiare, infiamma l'intestino. A livello di glutine, ragazze, io la soia la mangio, non sempre, però la mangio e devo dire che non mi ha mai dato fastidio. Però c'è anche da considerare che io sono celiaca, ma non c'è una forma di celiachia di quelle gravi, che se solo mangio un po' di glutine o mi si contamina un cibo io vado a finire all'ospedale e rischio la vita. No, non sto a quel livello, ok? Quindi bisogna bene dividere la situazione. Non ce l'ho così grave. Io sto al livello che non devo mangiare glutine. Se mangio un po' di glutine, cioè se mangio il glutine oggi, metti, se mangio il pane mi sento male, mi vengono i crampi addominali, fa male la pancia, eccetera. Però se mangio qualcosa che dove ce n'è pochissimo non mi succede niente. Certo, se ne abuso poi mi si rinfiamma l'intestino, perché poi lo sapete che la celiachia è una malattia infiammatoria, cioè si infiamma tutto l'intestino fino a provocare problemi, danni più gravi. Quindi io ne mangio un po' oggi, poi ne rimangio, che so, tra 2 settimane. Non mi fa male, non mi ha dato problemi. Se mi dà problemi, so dei piccoli dolori, cioè è una cosa accettabile. Però, visto che voi siete molto più informate di me, e io su sta cosa ancora mi devo bene aggiornare, fatemi sapere se c'è sta salsa de soia senza glutine, ok? Datemi, che so, la marca di una buona, dove la posso trovare, dove la posso comprare, eccetera. Chiuso capitolo. Poi andiamo avanti. Che è questo? Andiamo avanti. Dalla regia mi dicono di fare sta busta.
Ho preso due grana padano grattugiato DOP, 200 grammi, a me mi piace, è buono, raga. E va. Poi ho preso questo, il Philadelphia, sì, il Philadelphia può essere senza glutine. Sì, senza glutine, poi dopo mi strillano, senza lattosio. Poi ho preso un prosciutto cotto, alta qualità, 2% di grassi, questo è quello che costa di meno di tutti. Senza grassi, buono raga, senza io non lo mangio, perché di solito poi ci dovrebbe essere il lattosio dentro. No, qui il lattosio non c'è, eppure senza glutine, c'è scritto qua dietro, però io il prosciutto cotto non ce faccio tanto. Però in compenso ho preso il mio amato, aspettate, il mio amato prosciutto San Daniele, sapete, sulla pizza, immancabile. Ragazzi, ho preso, perché domenica mi voglio fare un bel dolcetto, mi è presa voglia così quando l'ho visto, due mascarponi senza lattosio. Siccome per me nel mio Eurospin è raro trovare sto mascarpone senza lattosio, quando l'ho visto dico no, mo, domenica ci facciamo il tiramisù. Io il tiramisù lo faccio senza uova, ok? Faccio il tiramisù classico, col caffè, tutto quanto, però faccio la crema al mascarpone senza uova. Al limite, se mi gira il chiccherone, ci metto un po' di cioccolata dentro, un po' di crema spalmabile alla nocciola. Se mi gira il chiccherone, poi... Diceva, perché devi girare il chiccherone? Se sa. Poi un pecorino romano grattugiato. Questi quanti grammi sono? Questi sono 100 grammi. Questo pure è buono, non è tanto salato, eh? Perché una di voi me lo ha chiesto se era tanto salato, invece no, vero? No, questo è salato QB, quanto basta? Poi andiamo avanti. Finalmente c'erano le mozzarelle senza lattosio. Ne ho prese ben 7. Perché adesso la domenica sera io e Andrea non rimangiamo la pizza. No, la mangiamo solo il sabato sera. Quindi, perché poi se c'è, ci fa gola e ce la mangiamo. Invece ne faccio di meno, che basta solo la domenica sera, anche la seconda volta solo per i bambini, così a noi non ci fa gola. Comunque, 7 mozzarelline senza lattosio da 125 grammi cada una. Poi, questa settimana ho sofferto come un cane, ragazzi, come un cane, perché l'altra settimana mi ero scordata i miei fiocchi di latte. E ho sofferto, non ce se può fa. Io non posso vivere senza fiocchi di latte, amore, ti rendi conto? Hai capito? Ne ho presi ben 3 perché devo recuperare e uno me lo mangio subito oggi. Buonissimo, ragazzi, fiocchi di latte senza lattosio, pochi grassi, 18 grammi di proteine. Proprio questa è la perfezione. E poi ho preso anche 3 yogurt greco, questo qui 2% di grassi bianco. Ok, poi ho preso la formaggio a pasta filata, può essere senza lattosio, questo piace tantissimo ai bambini. 3 confezioni di banane biologiche, lo sapete, io prendo queste, costano un pochino di più, ma il sapore non è paragonabile a quelle sfuse. Mi dispiace, ma non c'è niente a che vedere. Le banane biologiche hanno un sapore buonissimo, sembrano quasi vanigliate, veramente buono. Mele, 2, 4, 6 mele rosse, quelle belle, croccanti, toste. E poi ho preso, eccolo là che mo si casca, ho preso 3 confezioni di fragole. Volevo vedere da dove viene. Allora, ho preso 3 confezioni di fragoline, queste non costavano tanto, mezzo chilo, mi vale 1,49 euro, non me vale sbagliare. E vengono da Verona, mi sono piaciute perché sono piccole, non so quei fragolone grosse, a Roma si dice grosse e fregnone, si può dire fregnone su YouTube, mo? Ormai ho detto 2 volte pure, vabbè, avete capito però, ok? Noi romane ci siamo capite, ma pure voi mi avete capito, amiche mie. Queste sono piccoline, guardate che graziose, vedete? Le faccio vedere, vedete? Eccole qua, c'hanno pure un buon profumo, vedremo. Ecco, una già ammuffita, guarda. Hai visto il buon profumo? Hai visto? Una già ammuffita. Tanto nel cestino una la trovi sempre ammuffita, vabbè. Ne ho prese 3 confezioni perché Vittoria Maria
e viola ci vanno ghiotte. Proprio 1,49. 1,49? 1,49 a vaschetta, è un buon prezzo, mezzo chilo. Ok, poi questo passare quelle? Il rumore che sentite sui muratori, eh? Poi ho preso due vaschette di zucchine, queste romane, sono buone. Ragazze, c'è poco da fare, queste qui non so amare, quell'altra grosse, e mo non mi vado a ripetere la parola, nere, so amarissime, perché evidentemente fuori stagione so così. Queste invece che vengono da terra, queste vengono da terra Cina, mo. E zucchine. Sono quelle del Lazio, c'è scritto. Terra Cina è latina, sta il Lazio. Queste qui sono buonissime, sono dolcissime, ragazze, costeranno un po' di più, a volte devi pure scendere in compromesso. Se una cosa costa un po' di più, aspetta, abbiamo preso due diverse, una viene da Latina e una da Fondi. Cioè una da Terra Cina e una da Fondi, scusate, mi sono sbagliata, sempre Latina. Però insomma sono quelle. Continuano schioppo. Hanno schioppo. Poi ho preso un pochino di pasta, la faccio vedere tutte insieme quando mi capita. Ho preso due confezioni di muffin, eccole qua amore, una confezione di questi Simoro ciocca fondente, perché quella al latte non c'è più, ma tanto le bambine se lo mangiano uguale. Poi ho preso sei confezioni di Choco Cookies, questi qua, due tubi di Furré al cacao, questi piacciono tanto, l'hanno scoperti, meno male, così almeno cambiano un po' ogni tanto. Ne ho presi due. Poi un cannellino solo, perché uno l'ho usato e uno l'ho ripreso. Poi ho preso qualche barrettina per usare per la merenda, eccole qua. Ne ho prese due cocco e vaniglia. Io ne prendo sempre qualcuna da tenere come scorta, e due arachidi e datteri, queste sono buonissime, ormai le conoscete, ragazze mie, salva merenda, ve le portate pure in borsetta, più facile così, un zipo. Poi andiamo avanti, ho preso sei fruttini che si schiacciano, squisi, e uno, due, e tre fruttini questi tondi alla mela, tutte e due alla mela, quella al mirtillo non li vuole più nessuno. Comunque ragazze, queste qui le ho provate, anzi sai che vi dico, uno me lo mangio proprio subito in diretta. Ah, che buoni. Questi qua pure sono ottimi come merendina da portarsi in giro d'estate, sono freschi. Ci abbinate insieme 20 grammi di grana e avete fatto lo spuntino perfetto. Ora sto a fare merenda. C'ho una fame. Mangio solo la mela, perché tanto solo sto coso, perché tra un po' pranziamo, quindi. Oggi trofie al pesto. Sentite il muratore? Nel prossimo vlog di sabato e domenica vi faccio vedere come stanno andando avanti i lavori. Bagno, ci è piaciuto, mo? Massaggiamo loro? Sì. Andiamo avanti. Poi, oh mamma mia, ho preso un po' di pacchi di pasta. Tanto ragazzi, 59 centesimi è il prezzo migliore che ho trovato. Ovviamente non è quella italiana, raga, pace, non è 100% italiana. Se volevo andare in vacanza a quest'estate, l'ho risparmiato su qualcosa. Quindi ho preso sedanini rigati, poi farfalline di tali grandi rigati, i celentani. Ho preso dei formati diversi da quelli del normale, perché l'altro ce l'avevo. Poi ho preso, amiche mie,
due crostini, questi qua, con olio d'oliva, che una mia amica, ma proprio una di voi, mi ha detto proprio che non sono fritti, infatti c'è scritto non fritti, io invece ero convinta che fossero fritti. Questi vanno tanto dentro il passato di verdura, i bambini a fine pasto, a cena si mangiano sempre un po' di questi. O questi si mangiano, o i tarallini, che ne ho comprato un pacchetto, questi qua all'olio d'oliva piacciono tantissimo, oppure si mangiano questi snack, crostini snack, che sono più grandi questi, però sono fritti, quindi vanno mangiati con parsimonia, mi raccomando, pochini pochini alla volta. Di questi ne ho presi due. Poi ho preso queste qua, che me l'avevano chiesti, e gliel'ho ripresi, i choco pick, che buoni che so questi, ragazzi. Poi ho preso le mie patatine, quanto sono buone queste qui, pomodoro e basilico, per chi è intollerante al lattosio, qui il lattosio non c'è, sono senza glutine e senza lattosio, buoni, c'è pure il sale iodato. Se spuntano mani da tutte le parti, il mio marito ne ho stipetto che lo sta sistemando. Poi mi sono scordata un pacco di pasta, le mezze penne ricate. Andiamo avanti. Andrea ha preso sto peperoncino. Ah, ma questo è quello piccantissimo, eh. Ti ha detto di prenderglielo, è per papà, quindi abbiamo comprato questo che è per papà. Vi faccio vedere, peperoncino piccantissimo, qua c'è il grado di piccantezza, non è proprio il massimo, ma siamo lì, ragazze. Si chiama Butto Polochia Red, peperoncino, e si semina ad aprile e maggio e si raccoglie a luglio-ottobre, quindi ci stiamo nella semina, amore. Vabbè, insomma, abbiamo preso sto coso. Poi succhi di frutta per Valentino quando fa la lunga scuola, questi qua 99% di frutta, sono ottimi perché solo purea di frutta, di pera, e non ci sono zuccheri aggiunti. Ragazze, mi sono ripresa i peperoni, l'ho fatti ieri sera, tagliati a striscioline con pan grattato, sale e l'olio, messa al forno, non potete capire quanto erano buoni ed erano dolcissimi, vero mo? Erano dolci, eh? Allora, ne ho presi tre rossi, sempre italiani, e ne ho presi tre gialli, eccoli qui. Ieri, considerate, 3-6 peperoni così grossi ce li siamo mangiati tutti. Poi ho preso una confezione di carote. A casa mia le carote non possono mai mancare, assolutissimamente no. Amò, io ho finito il bus, è finita la spesa? No, aspettate un attimo. Allora, andiamo avanti. Con lo starnuto. Allora, ho preso due confezioni di latte. Questo qui amo essere senza lattosio. Due bottiglie di passata biologica amo essere, buonissimo. Questa ve la straconsiglio, costa 99 centesimi. Ottima. E due bottiglie di olio di girasole, perché lunedì abbiamo fatto patatine fritte, l'ho usati e quindi li ho ricomprati. Poi Andrea ha scelto questo buon vinello Chardonnay di Salento. Guarda che bel colorito, sembra quasi acqua. Bello, buono. Era in offerta, mo? Sì, 1,69 mi pare. E poi si è comprato questa birra che è nuova, una novità, la Locandiera birra lager filtrata a freddo italiana. Italiana, è vero, filtrata a meno un grado. A Rimini è stata fatta. Allora, la Locandiera sta a Rimini e il birrificio sta ad Apecchio, Pesarubino. Vabbè, ragazzi, questa è la birra. Ma ci faccio pure una bella foto copertina. Carina, e questa è la birra che ha comprato lui. Poi andiamo avanti. Ci siamo presi un filetto di salmone al naturale, che io me li tengo sempre lì come scorta, e Andrea si è ricomprato questo qui filetto di sgombro all'olio d'oliva, perché l'ha mangiato ieri e questo all'olio d'oliva gli è piaciuto tanto rispetto a quello naturale. Però è vero, già a parte già lo sgombro a me non mi piace per niente, c'è un odore forte, non ce la faccio. C'era ancora l'offerta.
Ancora in offerta sta? Ok. Comunque ragazze, da oggi sono iniziati i nuovi punti, ci sono i nuovi premi. Allora, fatemi ricordare, a 50... Oddio, 50 che c'era, l'avevo letti, porca miseria. Aspettate, mo me vengono in mente. Comunque so, l'ultimo premio è la panna spray. La panna, quella, la bomboletta panna che si mangia, quella a 200 euro. A 50 che c'era, mo? Non mi ricordo, se dopo apri un attimo l'app e glielo ricordiamo alle nostre amiche. Mannaggia, l'avevo letto. Vabbè, comunque sono iniziati. Poi ho preso il sale Dexal per la lavastoviglie. Mamma mia. Ok. Poi ho preso le salvettine igienizzanti, questi qui che non devono mai mancare. E ho ripreso l'ammorbidente, che tanto io con tutte le lavatrici che faccio mi dura manco una settimana, sì, forse una e mezza, tiè. Comunque ho preso questo qui, io lo prendo ogni settimana, ne prendo uno diverso, nel senso l'altra settimana ho preso quello blu, oggi ho preso questo che è sandalo e caprifoglio, sono buonissimi, lasciano i panni veramente profumatissimi. Questo è un litro e mezzo, qua c'è scritto 60 lavaggi, no raga, non so, 60 lavaggi, no, perché io quanti lavaggi faccio a settimana? Ne faccio 7, penso farò 10-11 lavatrici a settimana. Mazza, ma quante lavatrici facciamo? Farò 10 lavatrici a settimana, però io ce ne metto un bel po', perché la mia lavatrice è da 8 kg e un tappino non mi basta. Io la vaschettina, quella piccola dell'ammorbidente, lo riempio sempre e così vengono belli profumati. Però ragazze, voi poi qui c'è scritto per esempio, e aspettate, da mettere un tappino oppure, vedi, per 4-5 kg un tappino per 4 kg. Ma chi è già la lavatrice da 4 kg? Ci stanno chi vive da solo, no, capito, perché dice un tappino per 4-5 kg se lo vuoi morbido e profumato, se lo vuoi extra profumato ci va un tappino e mezzo. Io ce l'ho da 8 kg, raga. Sì, infatti, però vabbè, per il prezzo va bene. Poi ho preso la candeggina delicata, questa qui della Moessere Ecologica. Ho preso la candeggina spray, io mi ci trovo benissimo con questo. Mi raccomando, raga, non lo usate sui tessuti, perché non è come la l'asce spray, che quella si può mettere sui tessuti. Non lo usate, perché io l'ho utilizzato e il bianco mi è diventato tutto rosso. Cioè la macchia che stava sul bianco è diventata rossa, no? Non potete capire, raga, non potete capire, l'ho spruzzata sulle scarpe, sulle Converse bianche di Viola, perché erano nere, ho detto vabbè, varecchina, io l'ho sempre fatto, ho spruzzato, però come una scema non sono andata a leggere dietro, no? Ho immaginato fosse come la candeggina spray lace. Vi dico, spruzzo, la macchia è diventata tutta rossa, cioè non potete capire, raga. Non potete capire che cosa ho fatto per levare quel rosso, non lo so manco io come ci sono riuscita. Ci ho messo il bicarbonato, ci ho messo lo strofinato e il sapone di Marsiglia, ci ho messo l'alcol come abbiamo letto sui, ci ho messo di tutto. Alla fine, ringraziando a Dio, si è tolto, non so manco io come è successo, vabbè. Comunque, se vi posso dare un consiglio, non lo spruzzate sugli abiti. Io ho fatto proprio una stupidaggine, nel momento da scema passa a tutti. Vabbè. Poi ho comprato detergente intimo, noi siamo tanti, quindi se ne consuma quantità industriale. No, mo! È il Diagal! Me la devi portare, non ho fatto io ancora. Mio marito va de corsa. Vabbè, questo qui dell'amo essere ecologico. Poi ho preso lo sciogli calcare Dexal, pure io con questo mi ci trovo benissimo. Qua è finito? No, un'altra. Poi ho preso, ragazze, due anticalcare per la lavatrice, perché l'avevo finito, me ne sono prese due, così una è di scorta. E poi ho preso un cubotto di tovaglioli. Ho
preso la carta igienica, la fiorita, apposta di Devo. Signore e signori, carta igienica, vendesi carta igienica. Mio marito non me la voleva far comprare, io ho detto l'altra settimana non l'ho comprata, sta settimana mi tocca. Ah, devo comprare per forza. Poi ho comprato l'asciugatutto, questo qui amo essere ecologico, mi ci trovo benissimo perché è resistente, è proprio, non è quello strappo delicato che appena si bagna si sgretola, è resistentissimo ragazzi, provatelo perché è ottimo, in più salvaguardiamo il pianeta, meglio di così, un zipo. Oggi mi ho preso di un zipo. Mo abbiamo finito? C'è nient'altro? Poi, da passare poco quello, lasciamo questa qua. Abbiamo preso due confezioni d'acqua da 2 litri. Totale, ragazze, 153,13 euro. Oggi non abbiamo speso tanto. Devo dire che sto periodo stiamo a mangiare di meno, vediamo. Sto periodo mangiamo di meno. Allora, vi volevo dire che per fare il mio tiramisù sono passata anche al Conad per comprare... Sfatiamo sto mito. Che mangiamo di meno. Quando vengo io... Se spendete più oggi sì, proprio, ti sei tenuto com'è mo? Proprio palese perché stiamo in spese mo, stiamo a fare i lavori, ci servono i soldi, devo risparmiare, tocca risparmiare. Comunque tutte le domande, ve volevo dire questa cosa, io passo da un palo a una frasca, fatemi dire una cosa, non scordo. Tutte le domande che mi fate sotto, quelle un po' più lunghe, con le risposte un po' più lunghe, ragazze, io me le segno e vi rispondo tutti mercoledì. Quindi mercoledì, se ci sarà un vlog, qualsiasi cosa ci sarà, io vi rispondo alle vostre domande. Lo dico per le ragazze nuove, perché ci sono tante amiche nuove che sono entrate nella nostra community, quindi benvenute, grazie per la fiducia, grazie a tutte le ragazze ovviamente che mi seguono da sempre. Il mercoledì rispondo a tutte le vostre domandine, ok? Perfetto. Poi stavo dicendo, per fare il tiramisù sono dovuta andare a comprare i savoiardi senza glutine e io vado a comprarli al Conad e ho preso 2 pacchi, quindi questa spesa che vedete adesso, che sono 2 cavolate, l'ho comprata al Conad, vedete? Senza glutine, Alimentum, savoiardi, ne ho comprati 2 pacchettini, eccoli qui. Questi qui li ho pagati, savoiardi, mo ve lo dico subito, 3,99 euro l'uno. Purtroppo i prodotti senza glutine, ragazze mie, costano un sacco di soldi. Andrea si è preso un'altra birretta, eccola qui, Moretti. Questa qui pagata 99 centesimi, quindi stava in offerta. Poi ho preso i miei biscottini salva colazione, mini cookies, senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. Questi qui pagati 1,49 euro. Allora ragazze, volevo parlarvi degli assorbenti ecologici dell'AmoEssere, dell'Eurospin, che comprai un po' di tempo fa, quelli da giorno. Io l'ho provati, però ragazze non me ci trovo proprio, non mi sono piaciuti e li utilizzerò a fine ciclo, quando proprio l'ultimo giorno che te lo metti giusto per sicurezza l'assorbente, non me ci sono trovata bene. Quindi sì, capisco che è ecologico, capisco tutto quello che vi pare, però già una c'ha scomodità del ciclo, almeno l'assorbente deve essere comodo, perché se no non si può. Io me ci sono trovata male. Poi ovviamente ragazze, ognuno ha la sua esperienza, ognuno ha il suo punto di vista, quindi magari voi ve ci trovate bene, però io vi do la mia di recensione, non mi sono piaciuti. I salva slip sì, li trovo ottimi, gli assorbenti non mi sono piaciuti, però a loro discolpa devo dire che hanno l'adesivo dietro che aderisce proprio bene alla mutandina, quindi sull'adesivo non c'ho niente da dire, si attacca benissimo, ma su come sono fatti, su come assorbono, non mi sono piaciuti, ragazzi. Quindi al Conad mi sono ripresi questi che mi ci trovo benissimo, costano poco, pacco doppio costa 1,99 euro, che amo? Pacco doppio ragazze 1,99 euro e sono ottimi,
non sono ecologici, io non ci posso fare niente. Non mi dite di comprarmi la coppetta interna, perché la coppetta interna non me la compro. Non mi... Poi che altro c'è di ecologico? No, perché poi magari già mi immagino, no, che mi dice comprati la coppetta, messo quella, raccogli ciclo. No raga, io non ce la faccio. Pure per esempio gli assorbenti interni io non li uso mai, li uso raramente se mi viene il ciclo che sto in vacanza e devo andare in spiaggia, ma io lo metto per andare in spiaggia, appena torno in camera tolgo, non ce la faccio, quindi mi dispiace, non so che dire. L'unica opzione che sto valutando è di comprare, hanno fatto la mutandina, la mutanda per il ciclo. Quella devo dire che è l'unica cosa che sto valutando. Voglio un attimo capire bene come funziona, quanto dura e vedere un attimo. Quella, ecco, è l'unica opzione, forse un po' più, non so quanto sia ecologica, perché poi dopo tot lavaggi va buttata, però insomma non lo so, però è l'unica opzione. Vabbè, detto questo, fatemi sapere voi che assorbenti usate. Ecco, fatemi sapere voi se usate la coppetta mestruale, se usate quelli interni, se usate quelli ecologici, se usate quelli, ci sono pure quelli che si lavano, quelli che si lavano. Se usate quelli come li uso io, fatemelo sapere sotto, perché questo argomento mi interessa tanto. Comunque, al Conad, questo me l'avevo fatto vedere. Al Conad ho pagato, anzi ha pagato mio marito, 12,45 euro. Amiche mie, sto video spesa è finito. Abbiamo parlato anche oggi di un sacco di argomenti, io non lo so, escono così da soli sti argomenti quando facciamo i video spesa, però mi vengono idee, mi vengono cose e io ve le devo dire. E sono contenta che l'argomento dell'ansia vi è piaciuto, siete state contente che l'ho affrontato, tante di voi ne soffrono, quindi ci siamo molto ritrovate, vi siete ritrovate nelle mie parole, tante mi hanno raccontato come avete cominciato a soffrire d'ansia, le vostre storie, insomma ragazze, mi è piaciuto tanto quando ci raccontiamo, chiacchieriamo e parliamo di argomenti, problematiche così importanti, sono felice, sono veramente felice, che è un punto di riflessione, no? Un punto di discussione, ognuno dice la sua, è un dialogo un po' più interattivo piuttosto che sto solo io qui davanti alla telecamera a parlare come una matta. Quindi grazie veramente tanto per la partecipazione che ci mettete al mio canale, sono felicissima. Amiche mie, io adesso vi saluto, vado a preparare il pranzo, oggi per pranzo già ve l'ho detto, faccio le trofie al pesto a loro, io mi mangio i miei fiocchi di latte che da settimana non li mangio, e mi farò la pasta olio e parmigiano e qualche forse c'ho il cetriolo, il cetriolino tagliato e condito, semplice. Comunque adesso vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo, amo saluta, di ciao. Ciao. E ci vediamo lunedì col prossimo video, buon weekend a tutte, ciao.